E ben tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video su Fortnite. Oggi, come avete letto dal titolo, vi mostrerò qual è, o addirittura quanto vale, il mio armadietto di Fortnite. Io ho fatto qualche annetto fa, tipo un annetto e passa fa, un video su Fortnite. Eravamo nella season 2 tipo. Adesso vi faccio vedere, siamo nella season 9. Avete già visto anche il video, se l'avete perso andatelo a vedere. Stagione 9, livello 21, vabbè, chi se ne frega. Sto portando avanti il pass. Intanto, allora, in quel video là non avevo nessuna skin perché ancora non shoppavo. Non avevo neanche il pass. Però dalla season 7 ho iniziato a shoppare. Ho preso il pass della season 7. Il pass della 8 era gratuito se facevi le missioni a fine season 7. E season 9 era da comprare e io l'ho comprata nel video scorso. E direi di non perdere tempo, andiamo subito nell'armadietto e vediamo cosa ti aspetta. Ecco, già da questa immagine potete vedere, potete intravedere qualcosina. Andiamo con la prima cosa più importante, le skin. Beh, tutte le skin che ho shoppato o molte che erano nel pass. Partiamo dalla prima. Accordo potente, la mia skin preferita praticamente. Cavaliere nero, cavaliere congelato, corvo congelato e ranger dell'amore congelato che erano nel pacchetto delle leggende congelate alla season 7, circa alla fine. Inferno, la nuova skin che è uscita qualche settimana fa con tutto il suo set picconi e anche la mimetica che devo ancora sbloccare. Lynx, season 7, bella sta skin. Ranger dell'amore perduto, pure questo in un altro pacchetto da 20 o 25 euro con più 2000 V-Buck. Re dei ghiacci, fine season 7, skin del livello 100. Calza maglia con la modifica che si prendeva facendo le missioni. Luminos, bellissima skin che fa, che era insieme al set, insieme a Sogno. L'ho occupata entrambe io giustamente, che facevano troppo. Il manzo boss, bellissima, comprata perché non poteva mancare nella mia collezione, insieme anche al suo concorrente della pizza con entrambi gli stili, il testa del pomodoro. Poi ho motociclista, ombra ammantata, operazione segreta che comunque è comunque un'altra skin preferita insieme alla rocchettara. Questo l'ho fatto vedere, Trina. La skin maschile non l'ho presa perché non mi piaceva. Yeah, l'ho presa perché non avevo la skin maschile che era nel pass, non mi ricordo quale season. Zona di meta, la skin di rugby, visto che tutti i miei amici avevano quella di calcio. A me il calcio non piace, neanche il rugby. Però rispetto come skin mi piaceva di più questa. Bombardiere oscuro, criptico. Questa cosa l'ho presa solo perché avendo le ossa nei piedi e nelle gambe, potrebbe essere che va a finire come la skin dello Skull Trooper, che la prima volta che è uscita, dopo molto tempo, ti danno i colori aggiuntivi. Speriamo. Ah, comunque l'ho presa perché è bella. Poi vabbè, ci sono i miei amici che mi invitano. Incursione dal naso rosso nel periodo di Natale l'ho comprata. Laguna pack da 5 euro. Questa Sony ho fatto vedere prima. E operazione zabaglione l'ho presa perché l'aveva preso anche il mio amico, quindi volevo fargli compagnia insieme a questa season, questa skin. Cuore nero, la skin iniziale del pass della season 8. Ibrido anche. Prigioniero, skin segreta della season 7 con tutte le fasi 1, 2, 3 e 4. Poi skin salva il mondo, lusso, non ancora completata perché ci vogliono 7500 e 25000 sopravvissuti, che non ho ancora fatto. Altra skin maschile di Salva al Mondo. Questo lo vedete prima. Rovina, skin segreta della season 8. Rox, skin season 9. Seguce da guerra in fusione e Valchiria in fusione, pack da 20 euro da comprare, insieme al deltaplano e basta, mi sembra. Mi ricordo più. Sentinella, skin della season 9. Supersonico, con tutte le varie fasi, skin del negozio.
Zenith Season 7, skin iniziale, Bananita, la famosissima banana. La skin della canaglia è il ladruncolo cattivo cattivo. Poi abbiamo Chiave Master con entrambi gli stili che ho fatto. Cobalto, un altro pack da 5 euro. Ember, skin brutta, che a me non piace, con entrambe le fasi. Marshmallow, che non ho comprato io ma mio fratello. E direi che ha fatto bene a comprarla, perché mi sta iniziando a piacere. Primo pacchetto che ho comprato da 5 euro, pure questo. Percorso del sommitale. Polvere con entrambi i colori, Season 7, pure questa. Babbo Natale con tutti i suoi upgrade, diciamo. La skin della Season 8 con entrambe le fasi, sia chiara che scura. Il Trog, pure questo, con la seconda fase. Scully, skin di San Valentino che ho comprato. Non ho comprato quell'altra dell'ama perché non mi piaceva molto. Pastel, che sarebbe la skin versione Pasqua di Sempre Centro. E una delle skin più rare del gioco, il Sergente Quadrifoglio. No, Trifoglio, come caspita si chiama? Sergente Trifoglio Verde, che è una delle skin più rare del gioco, che è la skin di San Patrizio. Poi, allora, intanto ci inseriamo. Che skin avevo prima? Non mi ricordo più. Lasciamo stare, non mi ricordo più. Poi, dorsi. Ali del Ranger dell'Amore Congelato. Backpack del Supersonico. Corvo congelato. Cavaliere Rosso congelato. Accordo Potente, Rocchettara. Ombra Ammantata, quello che ti regalavano se facevi le sfide di Natale, mi sembra. Backpack del Panino. Backpack di Luminos, non mi piace troppo però ci sta. Mantello della Season 4-5, bellissimo sto mantello. Cagnolino, vabbè, con tutte le fasi non ce ne frega una mazza. Lo scudo di Cobalto. L'orsetto di Trina. Questo è bellissimo. Rift a forma di farfalla della skin sogno. Il lo zainetto di merda, come si chiama lì? Ok, vamo all'oscuro. Ali del Ranger dell'Amore Oscuro. Ali della Valchiria. Zenith. Pirata lì, non so come si chiama. Backpack della skin segreta. Backpack di lusso. Salva al mondo skin maschile. Backpack del se la skin segreta del prigioniero. Abbiamo il mantello del segugio da guerra. Poi abbiamo quelle del re dei ghiacci, salva il mondo, ladra, pomodoro, pass, missioni, no, pass pure questa, pass, pacchetto da 5 euro, pass mi sembra pure questa, pass abbiamo visto prima, questo me l'ha regalato, non mi ricordo neanche per quale motivo, pass, missioni di banda in fuga lì, quelle del Jolly. Lil Kevin non l'ho mai usato, vabbè, lo regalavano facendo le missioni. Backpack di Scully, la schiena spettrale. Pack da 5 euro, pass. Backpack di Natale speciale per chi faceva le missioni. E il backpack è uscito nuovo quando era uscito, della skin del Trifoglio Verde. Poi picconi, lascia astrale, spettacolare, rumore, buono. Piccone sia buono che cattivo dell'ama, sia il corpo arcobaleno che il crash tonante. Piccone di lusso, raccogli squeak, lascia congelata, non ho quell'altra perché non mi piace. Pacchetto da 1000 V-Buck con piccone questo del corvo, piccone del quello e anche il letterbound del corvo. Poi questo l'ho comprato per forza perché anche se non ho la skin va bene lo stesso. Piccone di Vortex, come cacchio si chiama la skin, vabbè quella. Poi piccone per chi si è comprato il pacchetto inferno insieme alla skin del John Wick infuocato. Piccone che regalavano già qualche annetto fa nella skin dei contrabbandieri lì, come si chiama, dovevi rubare il lama.
mietitore con il suono più bello di tutti tra i picconi, poi spettro strapiombo season 1, questo è bellissimo, piccone della skin rovina, salva il mondo, e piccone di San Valentino. Poi questo del pass, Zenith, Lynx del pass, Lynx, Re dei Ghiacci del pass, pass pure questo. Il piccone speciale della Marvel, questo lo comando solo perché volevo avere un piccone di rarità rossa, non per altro. Pass, pacchetto che vi ho detto prima da 1000 V-Buck, i nuovi doppi picconi che non vorrei dire una cagata, ma mi sembrano più lenti. Boh. Pass reattivo, che anche se non ho capito dove sia reattivo, però va bene. Season o 4 o 5 pure questo. Piccone gratuito che regalavano con le tre missioni di Marshmallow. Pass shoppato così perché volevo shopparlo. Idem come questo perché mi piaceva il colore un po'. Questo per far compagnia alla skin, quando usa la skin. E poi il leggendario piccone standard. Passiamo subito ai deltaplani. Deltaplano freccia rovente della Ferrari, deltaplano della Marvel, Arcana che non ho shoppato, ma bensì mi hanno regalato perché ho partecipato all'evento, solo che non me l'hanno fatto vedere, cacchio. Quindi per questo hanno regalato il deltaplano questo qua, per tutti quelli che erano in partita ma non hanno visto l'evento. Poi non so se anche chi l'ha visto gliel'ha andato, però io non l'ho visto, non me l'ha fatto vedere e quindi me l'ha andato. Poi, deltaplano del motociclista, ciclone, la moto, l'elicottero, sto facendo la collezione di tutti i veicoli praticamente io, motore oscuro, questo qua te lo regalavo nella season 5, fine season 5, viscere tipo 1, deltaplano di una macchina costoso sembra. Questo era insieme al pacchetto da 1000 V-Buck con gli altri due picconi come vi ho detto prima. Deltaplano che regalavano nelle missioni per arrivare alla season 8, se non sono dio creati, con la canzone di Vai con i bassi, bello. Questo quando è uscito la skin del corvo l'ho comprato insieme alle due skin infuocate, infusione si chiamano, corridore claudicante che a me fa schifo ma a mio fratello continua a piacere, season 7, season 8 nuovo della season 9 rotazione turbo, comprato del set della skin della scuola, tipo questo che è speciale perché dovevi regalarlo a un tuo amico e un tuo amico doveva regalartelo a te, attenzione, non potevi comprartelo a te da solo, di San Valentino. Season Nintendo pass missioni fine season 7 che erano un po' complicatucce, dovevi ammazzare gli zombie, complicatucce, ma comunque ce l'ho fatta. Peccato che non si cambiano i colori perché comunque la skin sia del Re dei Ghiacci che della Regina hanno i colori cambiabili, mi sembra. Allora, poi pass ancora, no, questo no, salva il mondo questo, ho sbagliato. Questo deltaplano ti davano i due stili con le missioni dei bucanieri, pass, quello gratuito, quello che ti regala queste compe salva il mondo, deltaplano, ombrellino, vittoria season 8, ombrellino, vittoria normale, ombrellino, vittoria season 7, ombrellino vittoria in totale da quando ho comprato salva il mondo, e ombrellino della season 6. Mi manca quella della season 9 perché non l'ho ancora fatta una vittoria. Scie sono tutte del pass giustamente. Balistica, questa che mi sembra regalavano insieme al deltaplano del treno. Pass tutte del pass, sono tranne questa che dovevi fare delle missioni de rubare l'ama lì, contrabbandieri, quella roba lì. Pass se non erro. Questa qua è delle missioni prima della season 8 per prenderti il pass. Pass e ancora pass. Poi balli, le cose più belle che mi piacciono in questo gioco. Febbre della disco, che ho comprato, il mio ballo preferito innanzitutto, che ho comprato la seconda volta che è uscito, bello sto ballo. Poi ho campana lama,
vabbè, dobbiamo muoverci perché sono tanti bandi. Comunque, cuore vero, intensità, lama cadabra, che questo ho occupato mio fratello perché a me non piace, sinceramente. Hula Hoop Season 7, uno dei finali. Potenza stellare, stile libero fine Season 7. E vai con i bassi, Drop the Bass, che ho comprato solo che c'era un mio amico. Poi ho scoperto che mi piaceva pure a me, e quindi... Poi Ammolla, il balletto della capriola, dissossato, Dorso, il mio primo ballo shoppato, da quando c'ero a shoppare nella Season 7. Questo l'ho comprato solo perché avevo la skin, ma non l'ho mai utilizzato, quindi spreco di 500 V-Bucks, ma va bene lo stesso, ci piace così. Electro Swing, che piace a mio fratello. Gran Tamburino, perché se lo ascoltate c'è la musica di sottofondo del Loser, quindi... Quindi l'ho comprato per questo. Niente, nient'altro. Infinity Dab, vabbè, questo ce l'ho da un bel pezzo. Lavora Sodo, che mi ha regalato il mio amico perché mi doveva un regalo. Nananana, pass. Wiggle, oscilla. Poi pass da sogno, bellissimo sto ballo, una delle mie maglie preferite. Poi il passo del pigrone, il lanciatore di soldi, Pumpernickel, che tira i cazzotti, ritmo nella testa, questo mi sono pentito di comprarlo, ma vabbè, l'ho tenuto. Spettacolare, questo è bello come ballo pure per la canzone. Poi Sprinkle Dance, uno dei pochi balli che compare nello shop, quindi credo uno dei più rari. E poi balli rari, non so quanti ne siano, eh. Stiloso, si può camminare in giro, quindi ce l'ho comprato. Balletto per la skin canaglia, ecco qua, ho comprato insieme alla skin anche il balletto, perché sembra che vuole fuggire di prigione. Appena sbarre, esce dalla prigione e fa il giubilo, tipo. E ormai ci temo sta skin, tanto è una vita al massimo. L'elfo perdente, che davano con le missioni di Natale, visto che io non ho il loser, perché ahimè nella season 2, season 3 non ho scioppato il pass. Me ne pento adesso, però va bene. T-Pose, saluto della season 8, segna punti. Boogie Down, che ti regalano quando fai l'autenticazione a due fattori. Il balletto dei bucanieri, la capriola felina, questo che barba che noia, non mi piace. Giù il microfono, questo qua regalavano, se non erro, per l'uscita del film della Disney, di Ralph spacca internet, mi sembra. Poi questo della skin del Re dei Ghiacci, con il marshmallow che cambia, te pare, eh? No, ce n'è un altro, perfetto. Lasciate andare del pass. Pass, mi scappa la pipì. Dragone reale lì, tecnica dragone. Il trenino nel pass della season 7. Tutti i robe rosse della Marvel. Il balletto della vedova nera, però non ho più la skin perché non mi piaceva. L'applauso, attenti al cavoli. Evviva il balletto della nuova season, ci sta sto balletto. Il giubilo, storico ballo, onda regale. Il suono da battaglia, richiamo da battaglia. Il balletto di Natale, che è uscito una volta, anche se il gioco c'è quasi da due annetti. Cioè, credo che molti ce l'avevano perché costava 200 essendo verde, però non molti ce l'avevano, cioè lo compravano, dei miei amici, e dico. Schianto terrestre, lo snap che faceva Thanos quando conosceva la modalità. Il time out, la trombetta e poi il balletto storico del mosse da ballo. Perfetto. Poi le mimetiche, questa è del pass, questa l'ho shoppata, divino, che è reattiva. Pure questa, che è una delle ultime go sheet con la skin del criptico. Poi vabbè, queste qua regalavano con supporta creator, missioni di qualche genere, pass, 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 tutte del pass, no, sì, anche questa del pass, no, aspetta, sì, pass, queste missioni degli aviatori, tutte queste, che rigorosamente ho fatto tutte,
Mimetica col pacchetto da 5 euro della Laguna, shoppata nel negozio. Missioni del deltaplano della Regina dei Ghiacci, shoppata mio fratello, vabbè, lasciamo perdere. La regalavano con supporto a creator. E questa qua è la nuova season. Però, vabbè, questa qua è come l'ho impostata io, ve le faccio tutte vedere. Eccola. Questo qua è anche il mio setup di tutti i balletti, se a qualcuno interessa. Gli stemmi. Qua c'è un... che cavolo c'è? Questo, vabbè. Io intanto ho subito questo qua. Però ho sentito dire da un mio amico che questo stemma qua è... ed è la season 1 questo, quando non c'era neanche il pass. Tanta roba, ad averlo nel mio account. E comunque questo è il mio account, né? Io comunque dalla season 1 giocavo, non moltissimo, perché giocava di più mio fratello a quel tempo, mentre adesso ci siamo invertiti, gioco di più io. Però comunque ci giocavo sempre io. E si faceva col livello 5, mi sembra, boh. Intanto ho quello degli Avengers che mi piace di più. Le canzoni, Disco Fever, sta nel cuoricino. Giustizia, nuovo pass. Potenza stellare, questa mi fa schifo. Pirati ancora peggio. Di Natale, che oramai le feste non ci sono più. E Twist, che... beh, no. Niente ragazzi, adesso mi imposto qualche skin bella. Mi metto il criptico, perché è bellissima come skin. E ci metto un backpack così, cazzo, questo, dai, ci sta. Li mettiamo al piccone dell'asso spettrale, li mettiamo in deltaplano, quello arcano che mi ha regalato. E niente ragazzi, il video si può chiudere qua, andiamo a vedere il negozio oggetti, a velocità. Non mi piace, questo è bello, questo cacchio è bello, un botto cazzarola. Cioè, forse me lo comprerò, ma non lo so, perché comunque 1200 V-Buck sono un colpicino al cuore. Raff, che è? Mi sa che non me la sciopo perché non mi piace. Negozio, c'è qualcosa? No, non c'è più niente. Dub, non me la compro, c'è una neanche. Raptor, nah, lasciamo perdere. Comunque, ragazzi, il video si conclude qua con la canzone che è appena iniziata. Noi ci vediamo in un prossimo video. Speriamo. Bella, ragazzi!